Ciao ragazzi, di nuovo ben trovati a tutti voi, io sono Manuel, questo è il canale Forza Lazio. Partiamo con la nostra intro. Bentrovati a tutti voi, vi ricordo velocemente che in descrizione a questo video trovate tutte le informazioni riguardanti la realtà di canale Forza Lazio, a cominciare dai nostri social, la nostra mail, il nostro numero di telefono, che ci tengo a specificare è acceso e attivo solo durante le live delle partite, per intenderci. Fatemi anche ricordare il nostro blog canaleforzalazio.com. Vi ringrazio perché stiamo avendo anche lì una crescita clamorosa, tantissime nuovi accessi e letture, quindi ci tenevo a ringraziarvi. Ricordo che il nostro è un blog che fa articoli di opinione e non articoli di notizia. Raramente andiamo a dare articoli, appunto, che comunicano notizie, perché non siamo giornalisti. È un blog che è un angolo del tifoso laziale e quindi per questo motivo è così che voglio che sia. Allora, ringrazio gli abbonati, gli iscritti che aumentano sempre più, ci mancherebbe. Ringrazio il nostro sponsor storico, ristorante La Palazzina. Ed è delicato l'argomento che andiamo ad affrontare in questo video, è delicato e deve farci riflettere senza giudicare, perché è un argomento davvero tanto troppo delicato. In una recente partita della gara equivalente alla Champions League araba, a un quarto d'ora dalla fine del match, Cristiano Ronaldo è andato a battere un calcio di rigore che poi è risultato essere decisivo per portare la sua squadra in finale di questa Coppa. Tra l'altro, in finale andrà ad affrontare la squadra di Milinkovic-Savic. Ebbene, è stato un gesto spontaneo quello di Ronaldo, l'ha fatto migliaia di volte, ha segnato il calcio di rigore, è corso verso la bandierina e poco prima di gridare il solito siu che lui grida sempre, ha fatto il segno della croce. L'avesse mai fatto? Si è scatenato il putiferio, ragazzi, il putiferio, perché su quelle terre, su quella terra, predicare una religione diversa da quella in vigore lì fa scattare automaticamente l'accusa di proselitismo, che in alcuni luoghi la legge punisce con l'arresto. Ok? Quindi CR7 presumibilmente se la caverà, posso immaginare, con una multa. Adesso faccio una domanda a voi. Io non dico niente perché mi rendo conto che è un argomento molto delicato, che però in questa circostanza è entrato a far parte del calcio, a incrociarsi con il calcio. E ve lo dice uno che è non aperto di più sotto questo punto di vista, e ci mancherebbe altro. Allora, vi faccio una domanda e con questa vi invito a fare una riflessione. Niente offese, commentate in maniera civile. Ma qua in Italia, che succede quando una persona che crede in un'altra religione mette in pratica, giustamente, vedete che dico giustamente, il suo credo, quando lo vediamo pregare inginocchiandosi per terra? Sarà capitato a tantissime persone, no? Chi si rivolge verso il sole e prega. Ecco,
da una parte si rischia addirittura la galera, dall'altra ognuno è libero di predicare nel rispetto di tutti la propria religione. Ognuno si fa la propria idea, ok? Il proprio pensiero. Però una cosa la dico. Io il calcio arabo non lo vedo, perché nella mentalità, nel mondo arabo, non mi ci ritrovo. Ho rispetto, ma non mi ci ritrovo. E a me che Sport Italia, La 7, si siano assicurati i diritti per vedere il calcio arabo e mandarlo in chiaro, a me non me ne può fregare di meno. Io sarò tra quelli che per partito preso, per presa di posizione, ma non è il motivo quello che vi ho spiegato in questo video, è tanti contesti e tante situazioni, non vedrò neanche un minuto di una partita araba. Perché andare a vedere la partita araba su Sport Italia o sulla 7, parlo da utente, da fautore di un eventuale servizio, significherebbe in qualche modo appoggiare un calcio nel quale non mi ci ritrovo, un calcio che è scorretto con i suoi milioni, il mercato è libero, ognuno fa come gli pare, è un calcio che sta inquinando il calcio europeo, che per quanto mi riguarda era già mezzo inquinato da quello inglese, figuratevi. È un calcio che rischia di far saltare il banco sotto tanti punti di vista, e sapete come la penso, per me va fatto qualche cosa, mettere dei limiti, perché altrimenti, ragazzi miei, tra qualche anno questa situazione legata al calcio arabo diventerà molto, ma molto, ma molto preoccupante. Ve lo dico proprio in maniera... io sono molto preoccupato, non solo perché si stanno comprando il calcio, i top player del calcio, non solo per quello, ma proprio perché temo, e non parlo di religione, temo che si possano perdere dei valori verso i quali stiamo tentando con tutte le nostre forze di rimanere aggrappati. Valori tipo l'amore per la maglia, l'amore per determinati colori. Ecco, il calciatore è un professionista, mi rendo conto che pensa nella maggior parte dei casi solo ai soldi. Ma così tu parti subito verso un disinnamoramento verso la maglia, crei ancora più distacco tra la maglia che indossi e quello che stai facendo, quando in Italia sotto alcuni aspetti ancora c'è traccia di questo. Ecco, la mia paura non è adesso, nell'immediato, perché i presidenti delle squadre italiane stanno a ridere, ci hanno guardate proprio lo dito ride, perché c'è casse piene di soldi e quant'altro. Però il mio ragionamento va verso altro, è un po' più profondo, e spero che voi lo capiate. Ecco, vi invito a una riflessione, fatemi sapere cosa ne pensate, vi mando un abbraccio e come sempre Forza Lazio, buon pranzo a tutti, ciao.